Fa ingresso in sala il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti alla presentazione del libro di Giorgio Soffiantini dal bellissimo titolo Lois Alzheimer e Chiara, la nonna che non c'è. E prende subito la parola il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Buonasera a tutti, autorità, signore e signori. Il signor Alzheimer colpisce i sentimenti, distrugge lentissimamente, inesorabilmente il cervello delle persone amate, la loro personalità, il loro carattere, i loro pensieri, i loro ricordi e i rapporti con gli altri. Questa testimonianza, nella sua drammatica verità, riassume il doloroso percorso della malattia di Chiara Soffiantini, che il marito Giorgio ha voluto narrare nel libro che oggi presentiamo. Un diario della quotidiana, difficile, delicata condivisione di 16 anni di vita, 16 anni di sofferenza. Un diario che attraverso la narrazione accurata e partecipata di ogni episodio semplice ma significativo, ci restituisce con una prospettiva degna di un trattato specialistico il quadro chiaro e incisivo del manifestarsi e dell'evolversi di questa patologia. Dalle iniziali difficoltà a ricordare e riconoscere persone e cose, alle incertezze del linguaggio, dalla modificazione progressiva del carattere, sino alle difficoltà di movimento e alla perdita di ogni possibilità di autosufficienza. Un racconto intenso e forte, soprattutto una storia preziosa che ci conduce a comprendere e riflettere su una patologia assai diffusa ma ancora così poco conosciuta. Una patologia che in primo luogo, forse più di altre, modifica o meglio sconvolge gli equilibri della vita individuale e familiare. Perché Chiara Soffiantini vive e manifesta una totale trasformazione del suo essere, ma allo stesso tempo anche il marito Giorgio, non è più lo stesso. Costretto a lasciare anzitempo il suo amato lavoro, si ritrova solo e immerso in una quotidianità scandita dai tempi e dalle necessità di una continua assistenza. La malattia di Chiara diventa quindi la solitudine di Giorgio. Segno di come tutte le dinamiche familiari e relazionali vengano direttamente investite, direttamente travolte. Al dolore e alle delusioni, per i legami parentali che si dissolvono e per le amicizie che rivelano la loro inconsistenza, si affianca tuttavia la sorpresa di scoprire risorse, energie e affezione vera in persone e in realtà sino ad allora sconosciute. Insomma, colui che accompagna il malato di Alzheimer vive il bisogno di ricostruire nuovi equilibri, di cercare relazioni e riferimenti che diano significato e sostegno all'urgenza di un impegno in prima persona. Ecco allora emergere l'ulteriore aspetto di un approccio intelligente e consapevole alla malattia. Aspetto che viene delineato con chiarezza nel libro di Giorgio Soffiantini. La necessità che i familiari dei malati siano reali destinatari di una specifica informazione e formazione sull'infermità e sulla complessità della sua gestione. Il malato è solo, perché è intrappolato nella rete della sua stessa malattia, ma ancora più solo è chi gli sta vicino. Una solitudine amara, quella del familiare, spesso privo di esperienze, competenze e riferimenti. Un isolamento che in molti casi si aggrava sino a rendere insopportabile la condizione di precarietà e di abbandono percepita dalla famiglia tutta. Una situazione però spesso attenuata dalla insostituibile attività svolta dalle associazioni di volontariato
che proprio in questo ambito stanno ormai diventando un punto di riferimento per molte famiglie. Ed anche sotto questo profilo il libro ci consegna un'importante testimonianza. L'impegno diretto anche dei familiari del malato in queste associazioni diviene a propria volta una forma di condivisione, una forma di valorizzazione della propria dolorosa esperienza. Soprattutto la presenza di queste realtà appare indispensabile quando si presenta la necessità di ricorrere all'intervento della struttura pubblica di assistenza. La complessità e le criticità nella gestione di questi rapporti trova infatti proprio nelle associazioni volontarie un luogo di mediazione e uno strumento di agevolazione. Si comprende dunque come dalla narrazione di un'esperienza sorgano spontanei gli interrogativi in ordine alla responsabilità delle istituzioni pubbliche che di questa patologia debbono farsi carico. Si tratta di interrogativi cui non voglio sottrarmi, al contrario. Non siamo certamente all'anno zero nell'approccio e nella elaborazione di strategie per l'intervento in questo ambito. Anzitutto, occorre ricordare che nell'ottobre 2014 è stato approvato il Piano Nazionale delle Demenze, che si propone di promuovere e migliorare la qualità degli interventi assistenziali. Il piano procede razionalmente, secondo obiettivi chiari e precisi. Adozione di misure di politica sanitaria, creazione di una rete integrata per la gestione di queste patologie, elaborazione di strategie per l'appropriatezza delle cure e miglioramento della qualità della vita. Occorre quindi sostenere ogni sforzo per l'implementazione del piano nazionale e per la sua concreta attuazione nei livelli centrali, regionali e locali. Anche le istituzioni parlamentari sono protagoniste di questo percorso. Risultano infatti depositate proprio presso il Senato plurime iniziative legislative in tema di prevenzione e cura del morbo di Alzheimer e di assistenza delle persone affette da tale malattia. In particolare, è ormai avviata presso le competenti commissioni una riflessione in ordine alla figura che si rivela ormai fondamentale dei prestatori di assistenza e sostegno ad un familiare in situazione di necessità perché colpito da grave malattia, i cosiddetti caregiver. Si tratta di un elemento che può essere indispensabile nella vita di una persona e per il quale appare necessario un intervento che ne riconosca, anche dal punto di vista normativo, ruoli, diritti e responsabilità. Riconoscere il valore sociale ed economico del caregiver è diventato urgente sia per la famiglia che per la collettività. Per la famiglia, perché solo la famiglia è in grado di offrire, proprio in relazione a patologie come l'Alzheimer, quella garanzia di solidità e solidarietà senza la quale si sperimenta il vuoto della solitudine e dell'abbandono. Per la collettività, perché la tutela del caregiver si rivela, alla luce delle esperienze già in atto, non solo una forma di cura efficace, ma anche una innovazione e un investimento per il nostro sistema di welfare. Sono fiduciosa dunque che in sede parlamentare queste riflessioni possano tradursi in un espresso riconoscimento di tale figura. Ogni intervento normativo, però, anche in un settore come quello di cui ci occupiamo oggi, presuppone per la sua reale e compiuta efficacia un più ampio e consapevole cambiamento culturale. Un cambiamento che si sviluppi e diffonda un'attenzione vigile e una sensibilità avvertita per la patologia e per le sue complesse e innumerevoli implicazioni. Per questo si rivelano preziose occasioni come quella odierna, nella quale la presentazione di un libro ci offre la possibilità e l'opportunità di informazione e di confronto. Ringrazio dunque l'autore del libro, Giorgio Soffiantini, e i relatori, dottor Giuseppe Gambina e dottor Roberto Mauri, nonché la moderatrice, dottoressa Livia Zariti, che con competenza e con autorevolezza saprà condurci in questa importante riflessione su un tema delicato che merita senza dubbio grande attenzione.
Grazie, grazie a tutti voi per la vostra presenza. Grazie Presidente, grazie. Lei praticamente ha descritto e ha già tratto tutti gli insegnamenti che si possono trarre da questo libro, che si devono trarre da questo libro. Allora, il fatto che ci troviamo tutti qui alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, una delle sedi del Senato, per parlare di Alzheimer davanti al Presidente del Senato, già questo ci fa capire il peso e l'importanza che questa malattia ha assunto nelle nostre vite, nel corso degli anni. L'occasione ci è data dalla presentazione del libro di Giorgio Soffiantini. Giorgio Soffiantini, come avete sentito, ci racconta la storia dell'incontro di Alzheimer con Chiara. Chiara è sua moglie adorata, la sua compagna di vita, e di come questa malattia abbia cambiato la loro vita, di cosa accade in una famiglia quando arriva l'Alzheimer e di cosa bisogna affrontare. D'altro canto, di Alzheimer gli scienziati, come sapete, sanno ancora molto poco. Uno dei loro grandi cruci, dei neurologi e dei ricercatori, è proprio quello di non essere ancora in grado di rispondere al dilagare dell'Alzheimer. La malattia colpisce circa, questi sono i dati dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 50 milioni di persone nel mondo, circa 600.000 nel nostro paese, non ha al momento una risposta terapeutica adeguata, non se ne conoscono chiaramente le cause e rimane una malattia molto complessa. Secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con l'invecchiamento della popolazione, nel 2050 ci saranno circa 130 milioni di malati di Alzheimer nel mondo. Allora, come dice la Presidente, forse è il caso di impegnarci a fondo per affrontare questa emergenza, per imparare, per capire come gestirla. Gli scienziati, da parte loro, impegnarsi nella ricerca per far progredire le conoscenze e le cure, e noi, società civile, da parte nostra, per organizzare l'assistenza da subito, naturalmente, in tutte le fasi della malattia. Ecco perché questo libro, questa testimonianza è così preziosa. È vero, forse è più importante di tanti saggi scientifici sulla malattia, perché possiamo trarne veramente tanti spunti di riflessione, ci aiuta a capire e a conoscere più profondamente chi è colpito da questa malattia, i bisogni, quelli dei suoi familiari, i problemi, la gestione nelle diverse fasi della malattia, perché adesso sentiremo la malattia cambia nel corso del tempo, ci sono diverse fasi, bisogna affrontarle in modo diverso a seconda dei problemi che pone. In questo senso ci sono delle indicazioni molto pratiche, di cui i medici e i legislatori devono tener conto. E poi, per dirle anche un'altra cosa su questo libro, questo libro è anche una bellissima storia d'amore, raccontata con grande semplicità, grande verità, ci fa capire come proprio grazie all'amore che le grandi sfide della vita possono essere affrontate e devono essere affrontate. Giorgio Soffiantini, ci racconti come è iniziata, in quale fase della vostra vita è avvenuto questo incontro e come ha cambiato la vostra vita, la sua e quella di Chiara. Dove vuole? Grazie dottoressa e grazie a tutti voi per la vostra presenza. Parliamo di Alzheimer, un problema a mio avviso, per la mia esperienza, grande come l'oceano. In Italia sono centinaia di migliaia di persone, di famiglie che hanno questo problema, con grossissimi problemi gestionali. Ve ne parlo grazie a questo libro Testimonianza, dove racconto cosa accade in una famiglia quando arriva questa patologia. L'impazzimento del familiare per far sì che l'ammalato soffra il meno possibile, perché il suo destino è già assegnato. Cerco di raccontare anche le aree di miglioramento sanitarie, sociali, amministrative e le proposte di intervento, cioè quello che servirebbe per quella che è stata la mia esperienza.
Questa malattia si classifica in quattro fasi. Una fase iniziale dove vi sono i primi sintomi, una seconda fase dove si manifestano le allucinazioni, il vagabondaggio, l'agitazione e l'aggressività. Una terza fase, quella più complicata, quando scoppia la crisi comportamentale. E qui si perde l'autosufficienza e tutta una serie di altri problemi. L'ultima fase vi è la perdita completa di tutte le capacità cognitive e fisiche, e l'alimentazione diventa artificiale e si passa ad uno stadio vegetativo. Il libro a cui è stato accennato io lo definisco la storia di una battaglia. Può essere anche un manuale per sopravvivere, per altri familiari che abbiano da gestire questa situazione. Una storia d'amore l'hanno definita molte delle persone che l'hanno letto, a me è venuto assolutamente spontaneo così. Parliamo di mia moglie, laureata in biologia, faceva l'insegnante, dotata di una spiccata personalità e di una vivacità intellettuale veramente notevoli. Era per me nel pieno del suo splendore a 55 anni quando si sono manifestati i primi sintomi. La difficoltà di linguaggio, passami il coso, dammi la cosa, non riusciva più a definire i nomi degli oggetti. Poi a seguire la difficoltà a riconoscere i volti delle persone, lei che riconosceva le persone da qualsiasi dettaglio. Poi a seguire, lei aveva insegnato matematica, a un certo momento si rende conto di non essere più capace a fare i calcoli. Ma il momento peggiore è stato quando si è resa conto di non essere più capace di fare la propria firma. E poi lei era diventata una bravissima cuoca, a un certo momento ha dovuto anche smettere perché la testa non ti dice più cosa ci va dentro la pentola, cos'è la successione delle cose da fare. Ecco, fin qui tutta una serie di accadimenti che ti sconcertano, ma che comunque sono gestibili a casa, certamente che ti rendi conto che non è più la stessa persona. Ti illudi di averla perché c'è il suo corpo davanti, ma la sua personalità, il suo spirito se l'è già portata via la malattia. E quindi accade che nel 2005 abbandono il lavoro e ho iniziato a scrivere un diario perché mi ero ritrovato da solo, non l'avessi fatto non sarebbe uscito il libro. L'ho definita una battaglia perché è stata una lotta contro la disinformazione e l'ignoranza, perché se anche io ho spiegato sin dall'inizio, dopo aver fatto un corso con l'associazione familiare, ho spiegato a tutti i parenti, i vicini, gli amici che cosa sarebbe accaduto a mia moglie, non c'era verso. Anziché aiutarmi mi creavano difficoltà, perché dire a un ammalato devi reagire, oppure cercare di far ragionare, non fare così perché si fa cos'ha. Ma ti sembra che se mia moglie stava bene c'era bisogno di spiegargliela una roba del genere? Oppure dire a un ammalato, ciao, chi sono io? È proprio il metodo preciso per mettere in difficoltà la persona. Oppure, ecco, la domanda insopportabile per me che mi hanno fatto fino all'ultimo, ma ti riconosce? Perché questo nella testa della gente, il dramma, ah, non la riconosce più. Questo è altro che un minimo dettaglio di tutta questa vicenda così complessa. Quindi è stata una battaglia contro queste situazioni, contro gli effetti della patologia, contro tutti, perché ti ritrovi da solo. E la burocrazia ti complica la vita, non c'è dubbio, perché io dopo un anno che avevo avuto l'invalidità al 100%, perché così è per un ammalato d'Alzheimer, scopro che non usufruiva della legge 104. Dico, come mai? Mi dice l'impiegato dei servizi sociali, lei non ha messo la crocetta nel modulo dove c'erano 37 quadratini da riempire. Dico, ma scusi, ma io con la testa presa da mille cose non me lo poteva dire lei? Se è automatico che questa cosa aspetta un ammalato d'Alzheimer, falla tu la crocetta o cambia il modulo, ma dammi una mano. E quindi altra commissione, perso un anno di tempo. E durante le mie presentazioni che ho fatto, mi è capitato che in pubblico più di qualcuno mi ha detto è capitato anche a me, quindi non è un caso isolato. È stata quindi una lotta contro la solitudine e la disperazione per la persona alla quale vuoi bene. Ecco, le prime due fasi della malattia che vi ho descritto prima, nel caso di mia moglie, sono durati 7 anni. E in queste due fasi molto utili sono i caffè Alzheimer, i centri diurno, i centri sollievo, cioè organizzazioni dove tu puoi portare il tuo ammalato per alcune ore in buone mani
e tu puoi correre dietro a tutte le incombenze che ci sono da fare, poi però te lo devi andare a riprendere. La fase più complicata è quella, vi dicevo, la terza, dove scoppia la crisi comportamentale. La terza e la quarta, nel caso di mia moglie, sono durati 11 anni. Quando scoppia la crisi comportamentale, l'ammalato non lo puoi portare nei centri che ho accennato prima, perché crea scompiglio. E questa fase a me mi ha preso assolutamente alla sprovvista. Una sera, improvvisamente, mia moglie non ha più voluto saperne di dormire, nonostante fosse imbottita di sonniferi, e a seguire, di mangiare, di assumere farmaci, di bere, nulla. Il suo era un vagabondaggio continuo, da una situazione all'altra, da una stanza all'altra. Non c'era pace un attimo, io non sapevo più cosa fare. Mi sono inventato una sera di metterla in macchina, perché non dormiva mai, e come i bambini dopo un po' ha ceduto al sonno. Sono riuscito a farla dormire così per una settimana, poi non ha più funzionato neanche questo. Quando l'ammalato è in questa situazione, bisogna passare ai psicofarmaci, perché per renderlo più gestibile. Solo che i psicofarmaci non li puoi dare così attraverso il medico di base che non ha esperienza. Ci vuole un neurologo, ci vuole un centro, un reparto, un laboratorio analisi, perché va messa a punto la terapia per ogni singolo caso. Bene, io in quella fase che non sapevo più che pesci pigliare, a un certo momento viene fuori a mia moglie una febbre. Nessuno se ne vuole occupare di questo ammalato, perché gli ospedali mi dicevano: ah guarda, noi non siamo attrezzati, non te la possiamo ricoverare. Le case di riposo dicevano: noi la sottoponiamo a un mese di prova, se non è gestibile te la ridiamo. Allora vi dicevo, esce questa febbre, e allora ho parlato con il mio medico, gli ho detto: guarda, io vado adesso dai carabinieri e faccio una denuncia per mancata assistenza sanitaria, vedrai che qualche cosa succede. E invece nel frattempo è venuto fuori che è riuscito a sapere che c'era un centro da noi nel Veneto specializzato per la messa a punto della terapia in fase acuta, 14 posti letto per tutta la regione, e adesso è a Padova questo centro, e 14 posti letto per più di 60.000 malati di Alzheimer. Entrare lì è un miracolo di Sant'Antonio. Bene, io grazie veramente a questo, a Sant'Antonio, sono riuscito a farla entrare lì dentro. Lì dentro gli ha messo a punto la terapia, dopo 2 settimane me l'hanno ridata, e ero riuscito a organizzare l'entrata nel nucleo Alzheimer di una casa di riposo. E lì ho visto finalmente l'ammalato gestito bene, da persone preparate, che si turnano ogni 8 ore, che sanno affrontare qualsiasi difficoltà. E quando uscivo di lì alla sera andavo a casa tranquillo, perché sapevo che lei era in buone mani. Ecco, certamente bisogna organizzare al meglio per l'ammalato, ma bisogna pensare anche a se stessi, perché si fa presto a cadere nella depressione o nella disperazione. E quello che mi ha salvato a me la mia terapia è stata quella di tuffarmi in 1000 attività di volontariato, di aiutare la parrocchia, di scrivere libri. Questo è il libro numero 14, una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, e questa è stata la cosa che mi ha salvato. Chi non ha una capacità di resistenza allo stress, che io grazie al cielo avevo sviluppato nel mio lavoro, arriva poi a fare, invece, se non ce la fa più, gesti inconsulti. L'ultimo di questi gesti è capitato in provincia di Verona il 1° maggio da noi. Tragedia della solitudine, anziani trovati nel canale, lei soffriva di Alzheimer. Un signore che prende la moglie, la butta nel canale e si butta pure lui. L'ennesimo caso, pensate che solo in aprile 3 coppie hanno fatto questa fine. Lui che uccide lei perché non ce la fa più. Io dico, cosa c'è di più innaturale di un figlio che carica la mamma in macchina, la porta in periferia, la uccide e si uccide perché non ce la fa più. Io trovo tutto questo estremamente ingiusto, non da paese come dovremmo essere. E i casi sono tantissimi, conosco i dettagli di tutti, non ve li sto a citare. E c'è un articolo, il titolo di un articolo di giornale uscito qualche tempo fa che mi ha colpito e che dice: il vuoto legislativo produce queste tragedie. Secondo me questo c'entra perfettamente la problematica.
La famiglia viene devastata dall'insorgenza della malattia. Il familiare, se non aiutato, si ammala o commette gesti inconsulti. Gli aiuti concreti si fermano alle prime due fasi della malattia. Nella terza il familiare è costretto ad abbandonare il lavoro. Gli ospedali non sono attrezzati per gestire questa fase. Le case di riposo sottopongono un periodo di prova. Il familiare è da solo. Moltissime persone poi non hanno i mezzi per la retta della casa di riposo. Vi do altri elementi. Per le informazioni che ho io, uno studio epidemiologico italiano manca, non c'è. Così come sul piano nazionale Alzheimer, che abbiamo sentito citare dalla Presidente, le informazioni che ho io sono che non è finanziato e quindi in periferia dalle nostre parti, diciamo, non ne sentiamo assolutamente gli effetti. Più volte io nel corso della mia esperienza mi sono chiesto, ma per il Servizio Sanitario Nazionale, ma questa è una malattia? Io ho avuto troppe volte questo dubbio, perché invece sembra che sia una scarogna che ti è capitata perché dura tantissimi anni. Ogni volta che sono dovuto andare in un pronto soccorso con mia moglie, ho dovuto far valere il fatto che ero amministratore di sostegno di mia moglie nominato dal giudice, perché la prima cosa che i medici mi dicevano, lei vada fuori. Io non ti posso lasciare una persona che non ha la capacità di rendersi conto dov'è, che non sa pazientare 5 ore per aspettare il gioco dei codici gialli, rossi e verdi. È successo in un ospedale che un ammalato d'Alzheimer è stato perso, poi tutti a cercarlo. Mi sono letto gli abstract di un importante convegno fatto dall'Istituto Superiore di Sanità 1 anno e mezzo fa. 98 abstract, ne ho trovati 2 che mi hanno dato degli spunti dal mio punto di vista di interesse. E cioè uno, un lavoro fatto dalla USL di Modena, che è tutta la provincia, che dice la demenza è diventata da noi la seconda patologia più importante dopo le cardiopatie e prima dei tumori. La seconda patologia. Io mi domando cosa dobbiamo aspettare ancora per affrontare seriamente in Italia questo problema. Invece sulla fase della crisi comportamentale non c'è nessun lavoro scientifico che ne parli. Allora per tutto ciò io dico servirebbe una legge in Italia per aiutare chi abbandona il lavoro, perché molte sono le donne che devono abbandonare il lavoro per seguire il marito o la madre o il papà. E queste persone, oltre al danno di perdere il lavoro, non avranno mai la pensione. E questo è profondamente ingiusto. In Francia non è così. Lo Stato riconosce i contributi a chi fa questo lavoro sociale importante, quello di curare l'ammalato a casa. Allo Stato costa molto meno pagare i contributi che non contribuire con la Regione a pagare una retta, per esempio. Bisogna implementare le strutture specializzate per la messa a punto della terapia in fase acuta. 14 posti letto sono per una regione sono una goccia nell'oceano. Però io dico basterebbero 2 posti letto negli ospedali maggiori, nel reparto di neurologia, organizzati e attrezzati per mettere a punto questa patologia. Non ci vorrebbe neanche una legge, secondo me, per fare una cosa del genere. Bisogna differenziare gli accessi al pronto soccorso di questi ammalati. Bisogna garantire le cure e i farmaci per tutto il decorso della malattia, perché vi assicuro che non è stato così per la mia esperienza. Bisogna affrontare il problema delle rette delle case di riposo, perché sono composte da una quota alberghiera e una quota sanitaria, che è riconosciuta dallo Stato perché posso metterla in detrazione della denuncia dei redditi di mia moglie. Ma se è sanitaria, che vale circa il 20%, ma perché non la rimborsa il Servizio Sanitario? Bisogna finanziare il piano nazionale sull'Alzheimer, bisogna verificare la situazione negli altri paesi europei, bisogna aumentare il numero dei servizi ad alta protezione Alzheimer che ci sono nelle case di riposo, 1 per ogni provincia, 10 posti letto è un'altra goccia nell'oceano. Bisogna però, secondo me, anche interpellare i familiari e le associazioni, perché spesso proprio gli addetti ai lavori sono convinti che perché si è aperto un caffè Alzheimer di aver risolto tutti i problemi. Non è esattamente così. In tutto ciò le associazioni di volontariato hanno un ruolo fondamentale. E l'associazione di cui faccio parte, Familiari Malati d'Alzheimer di Verona, mi ha aiutato tantissimo, mi ha dato tutte le informazioni e sta continuando ad aiutarmi in questa mia, chiamiamola, crociata di sensibilizzazione e di informazione.
Così come mi sta aiutando il Lions, altra associazione alla quale appartengo, che ha sposato questa mia azione e che mi sta aiutando in tutta Italia. Io posso dire che l'aiuto vero l'ho avuto dalle associazioni e cerco di ripagare questo perché tutti i proventi del libro vanno all'Associazione Familiari Malati di Alzheimer. Gli ammalati, bisogna che qualcuno se ne occupi, perché gli ammalati di Alzheimer non possono farsi sentire. I familiari sono completamente presi dalla loro assistenza, solo ogni tanto si fanno notare perché uccidono e perché si uccidono. Mia moglie è mancata poco più di un anno fa, si è fatta 11 anni di casa di riposo, 5 allettata, meno male che non si rendeva più conto di nulla. Quando viene a mancare l'ammalato, noi lo vediamo nell'associazione di Verona, i familiari scompaiono perché l'esperienza è talmente devastante che non ne vogliono più sapere. Nel mio caso è successo il contrario, il mio impegno si è triplicato e il mio nuovo obiettivo è appunto quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'argomento affinché i decisori amministrativi sanitari con i parlamentari affrontino questo problema. Io sono a ringraziare la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per questa opportunità che mi è stata data. Ringrazio le associazioni familiari malati di Alzheimer e Lions per l'aiuto che mi danno e voi del pubblico per avermi ascoltato. Grazie. Ecco, questo applauso è perché noi ringraziamo lei di essere diventato un combattente. Complimenti, bravo. Grazie. Avrà seguito, lei ha imparato molte cose, adesso le vuole affermare con grande determinazione, quella determinazione che ha avuto anche evidentemente nel seguire sua moglie in tutti questi anni. Adesso è bellissimo questo fatto che non le venga meno adesso e continui nella sua battaglia per tutti gli altri. Grazie. Grazie a lei. Complimenti, dottor Soffiantini. Allora, Giorgio Gambina è neurologo. Giuseppe. Scusi, Giorgio mi ha coinvolto troppo. Giuseppe Gambina è neurologo e oltre ad essere amico e medico di Giorgio e Chiara, è anche il fondatore dell'Associazione Familiari Malati di Alzheimer Onlus di Verona. È uno scienziato che perciò ha voluto da sempre mettersi subito dalla parte dei pazienti e dalla parte dei bisogni dei pazienti. Allora, dottor Gambina, a che punto siete con le conoscenze sull'Alzheimer? Vado anch'io. A che punto siamo? Quando Giorgio mi ha chiesto la mia disponibilità per questo evento, io ho pensato: che titolo? Un titolo che in sé potesse riassumere in maniera assolutamente lapidaria quello che è lo stato delle conoscenze sulla malattia di Alzheimer. Per cui il titolo che ho dato, che mi sono dato, è stato quello di malattia di Alzheimer tra certezze, incertezze e dilemmi etici. Questo perché ci sono alcune cose di cui siamo certi, cose di cui non siamo ancora certi, dove la conoscenza ancora è parziale, e altri aspetti, quelli etici soprattutto, che ancora sono molto dibattuti. Se questo era il titolo, l'altra cosa è come strutturo questa relazione. E sempre per questo evento, che non è un evento esclusivamente scientifico, ma è un evento che deve essere una relazione che deve essere calata su questo evento, allora ho pensato di fare riferimento alla lettera aperta che ho scritto a Giorgio come introduzione al libro. Perché nella lettera ci sono per me alcuni punti cruciali e che mi permettono proprio di poterli esprimere. Anche perché il primo a dire a Giorgio che aveva scritto in realtà un libro d'amore sono stato io. Lui, ci conosciamo da 20 anni, mi posso permettere di dirlo, ha scritto un libro d'amore ma non se n'era accorto. Quando mi ha dato il libro per leggerlo e per scrivere un'introduzione, ci ho impiegato 2 mesi perché ogni giorno mi veniva un groppo, come si dice, e quindi tutta la mia stima e affetto per Giorgio è cresciuta a dismisura, perché è stato anche un esempio di amore e sempre mi chiedo se fosse capitato a me. Allora, andiamo subito
allora mi sono aiutato attraverso questa lettera che ho detto prima. Non leggo tutto quello che dico, ma semplicemente dico che Chiara, che io ho recuperato proprio dalla lettura del libro, a un certo punto aveva avuto nel 2003 un colloquio con la donna di servizio e aveva dato alla donna di servizio tutta una serie di indicazioni. Ma da questo traspariva che cosa? Traspariva che Chiara aveva capito di avere una malattia. Magari non sapeva mettere l'etichetta, ma questa non ha importanza. Aveva capito che la sua mente non stava andando più come doveva andare. E allora a me è venuto proprio spontaneo da scrivere, ricordo, perché ne sono parte in causa, che non è mai stata fatta una comunicazione di diagnosi a Chiara. E ancora oggi mi chiedo se abbiamo fatto bene. Bene o male non lo so, eticamente sbagliato sì. È difficile, è uno dei temi etici più dibattuti, perché di solito c'è un atteggiamento protettivo verso il malato. Quando io cerco di comunicare qualcosa al malato, il familiare da dietro comincia a farmi no, non dire niente perché l'ammalato non deve sapere niente. E questo non so se è giusto. Ora, la comunicazione della diagnosi è fondamentale. È fondamentale perché uno da lì sceglie cosa vuole per sé nella vita. Voglio la PEG, non voglio la PEG, voglio andare in casa di riposo, non voglio andare in casa di riposo, devo mettere a posto i miei beni, devo lasciare le cose in ordine. Quindi la comunicazione della diagnosi è un passo assolutamente necessario. Ma la comunicazione della diagnosi è un processo, non è una comunicazione così semplice. Dice una volta, lei ha questa malattia, cioè arrivederci, non è così. È un processo perché va detto nei modi e nei tempi che l'ammalato può comprendere. Ma allora il medico, per capire questo, deve fare delle valutazioni. Prima di tutto capire e chiedere e indagare se l'ammalato vuole sapere. Perché è fondamentale. Va rispettato il voler sapere, ma va rispettato anche il non voler sapere. Va capito da parte del medico quali sono le condizioni cognitive del malato, cioè cosa può comprendere da quello da quello che io dico. Terzo, quanto è consapevole, perché le demenze in genere comportano la compromissione della consapevolezza e quindi va capito quanto è in grado, quanto è ancora capace, che è ammalato o che ha dei sintomi. Questo che io dico ora è che è un tema assolutamente attuale, tant'è che il gruppo di lavoro del Piano Nazionale Alzheimer, di cui mi onoro di far parte, proprio nel sottogruppo di bioetica abbiamo affrontato questi problemi, dalla comunicazione della diagnosi a come si valutano le capacità del paziente, a quali sono le disposizioni di fine vita per il paziente. Quindi è diventato un tema di cui anche le istituzioni, il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità si stanno affrontando con l'aiuto di esperti e di colleghi del mondo dell'Accademia. Questo fatto della comunicazione della diagnosi ha trovato anche un riscontro nel 2014. Il Comitato di Bioetica Nazionale aveva dato dei pareri a questo proposito. E una delle cose più importanti, secondo me, che ha detto che la non comunicazione della diagnosi sarebbe una mera rassicurazione momentanea, che oltretutto interferirebbe negativamente con la possibilità di una cura e assistenza e porterebbe a un aumento dello stesso stigma sociale. Ancora però, per capire la delicatezza con cui il Comitato Nazionale di Bioetica ha affrontato il problema, oltre dice il malato ha il diritto ma non il dovere di sapere. Cioè se lo vuole sapere sì, ma se non lo vuole sapere no. E comunque quello che sia la comunicazione o la non comunicazione deve avvenire in un rapporto terapeutico. Perché attraverso il rapporto terapeutico tu aiuti l'ammalato a capire cosa sta succedendo. Quindi questi sono i fatti importanti. E questo era il primo punto. Quindi perché non rispettare la comunicazione della diagnosi comporta poi uno saltare quello che è il principio etico di autonomia. Il secondo punto che voglio un attimino portare alla riflessione è che è quello che interessa poi alle istituzioni. L'enorme impatto epidemiologico della malattia. Sono stati già detti i numeri, non li ripeto perché dalle fonti poi cambiano,
Però diciamo che quando si parla di epidemiologia delle demenze, dobbiamo considerare che il 60% dei casi sono Alzheimer. Quindi ha un notevole impatto e una gravosità estrema per il sistema sociale e per il sistema sanitario nazionale. Però a monte di questo dobbiamo ricordare che l'80% dei malati è assistito a casa. E i costi sono anche a carico della famiglia. E i costi sono tangibili, nel senso di costi diretti, ma anche mancato reddito. No? Ci sono degli studi che dicono sugli 80 e 100 mila euro, il costo medio anno per paziente che abbiamo adesso attualmente. Però ci sono i costi intangibili. E i costi intangibili come posso rappresentarli? Posso rappresentarli attraverso, diciamo, una lettura dalla lettera che ho scritto a Giorgio. Chiara ti ha dato prova di un grande amore, permettendoti di poter continuare a svolgere la tua attività. Anzi, ti incoraggiava e spingeva a fare di più. Non ti preoccupare per me, qui ce la caviamo benissimo. Pensa bene a fare il tuo lavoro e basta. Ti diceva così fino al 2005, quando, pur essendo peggiorata tantissimo, fingeva di stare bene e di capire per non crearti problemi al lavoro. Chiara ha continuato ad amarti sempre, tutte le volte che hai colto un certo barlume nei suoi occhi. Quando ti diceva Giorgio, oppure ti amo, o un ti voglio bene, e tante altre parole che il più delle volte sgorgavano così, dal nulla, dalla coltre di nebbia che avvolge la sua mente. Oppure rispondeva al tuo disperato bisogno di sentirti dire ti amo. E queste semplici parole ti davano quella felicità e quella carica che ti permettevano di andare avanti. Questo è il costo intangibile, impagabile da niente. Tornando a certezza e incertezza, arriviamo subito all'incertezza fondamentale. Ancora non abbiamo una terapia capace di cambiare la malattia. Quindi la ricerca farmacologica è ferma perché è basata su un'ipotesi, l'ipotesi della beta amiloide, che dice una proteina anomala, la proteina causa della malattia di Alzheimer, una malattia, un farmaco, non è così, bisogna pensare ad altro. Chiudo perché vedo che devo lasciare lo spazio giustamente a chi viene dopo di me, chiudo soltanto arrivando a questo, con le parole sempre di questa lettera, che fa riferimento alla fase finale della malattia. Sono due parole. Quando dice, infine, nelle conclusioni del libro, Giorgio, ti chiedi, cosa sarà di me? Cosa farò quando non ci sarai più? Le risposte ci sono, le hai dentro di te, e vedrai che al momento opportuno verranno fuori. Quando le cose evolveranno secondo il loro naturale decorso, saprai non essere triste, perché hai fatto del tuo meglio per vivere intensamente la tua vita, e reso Chiara felice con la tua presenza, con il tuo amore e le tue coccole. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Gambina. Allora salutiamo il presidente del Senato, che è impegnato naturalmente in altre cose. Grazie di essere stata con noi. Grazie. Grazie. Allora, Roberto Mauri è il direttore di una cooperativa sociale. Abbiamo sentito in tutti questi interventi l'importanza delle associazioni di volontariato, il ruolo prezioso che hanno veramente anche nell'organizzazione proprio dell'assistenza. E la cooperativa sociale La Meridiana è un'associazione nata come associazione di volontariato che si è impegnata in un progetto molto molto reale, molto pratico, a favore dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie. Si chiama Il Paese Ritrovato. E adesso ci facciamo raccontare di che cosa si tratta dal dottor Mauri. Sì, buonasera a tutti. La nostra esperienza nasce, come diceva, da un'esperienza di volontariato. In 40 anni di lavoro abbiamo cercato di creare una rete completa di servizi per quando l'anziano sta bene fino al momento finale. Per cui in 40 anni abbiamo progressivamente cercato di riempire tutti i gradini di questa scala faticosa, andando anche a inventare delle risposte che non erano presenti nella rete dei servizi. Noi siamo di Monza, per cui nella regione Lombardia ci sono delle risposte sicuramente molto articolate e complete. Tuttavia, nel
decorso della malattia della demenza e dell'Alzheimer in particolare, c'è una fase della vita, diciamo, se dobbiamo contestualizzarla rispetto alle fasi che citava l'autore Soffiantini, diciamo che si pone a cavallo tra la seconda e la terza fase, ed è il momento nel quale la persona al domicilio non è più francamente gestibile, dove un rapporto uno a uno è troppo faticoso per consentire sia al malato sia al caregiver di sostenere questa fatica, ma questa situazione non è ancora così grave per richiedere un ricovero in una struttura residenziale, nei nostri nuclei Alzheimer. Noi abbiamo, come vi dicevo, una rete completa, abbiamo un centro geriatrico dove c'è un nucleo Alzheimer, e più volte io mi sono trovato nel corso degli ultimi anni a vedere anziani con una demenza importante che, arrivando nel nostro nucleo Alzheimer, dicevano: ma qua sono tutti matti, proprio perché la fase della malattia era più avanzata, i disturbi del comportamento erano più elevati e l'impatto di queste persone in un ambiente così faticoso era un impatto devastante soprattutto a livello di qualità della vita. E cosa succede facilmente? Che queste persone hanno delle crisi importantissime che richiedono il ricorso a una farmacologia importante, che ovviamente porta a delle fatiche motorie, e fatalmente queste persone vengono contenute, vuol dire legate. Che cosa succede? Che queste persone nel giro di pochi mesi hanno un crollo totale, ma soprattutto una qualità della vita che io non ritengo corretta. Da qui l'idea: dobbiamo trovare qualche cosa di diverso. E siccome abbiamo imparato che non dobbiamo inventare l'acqua calda, perché c'è sempre qualcuno più furbo di noi che l'ha già inventata, abbiamo girato un po' il mondo per trovare esperienze significative. Ne abbiamo trovata una in Olanda e abbiamo ovviamente ribaltato questa impostazione per le esigenze lombarde, perché ovviamente le esperienze del nord Europa sono diverse dalle nostre. E che cosa abbiamo creato? Abbiamo creato un piccolo paese dove queste persone vivono in un semplice appartamento di 8 camere singole, ma dove queste persone possono alzarsi all'ora che vogliono, mangiare all'ora che vogliono e vivere all'interno di questo paese, dove c'è un bar, c'è un mini market, c'è la parrucchiera, c'è la chiesa, c'è due palestre, una a livello cognitivo e l'altra a livello motorio, due negozi per attività di laboratorio e un teatro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le persone hanno all'inizio della giornata un menù di attività, hanno il loro fogliettino e girano: no, adesso vado in palestra, poi vado di qua, vado di là, e scegliendo loro cosa fare o cosa non fare. Ci sono persone che camminano costantemente dalla mattina alla sera e fanno chilometri e chilometri. Noi abbiamo tutta una serie di ricerche impostate per validare questo sistema, e col CNR stiamo proprio valutando l'impatto del movimento sull'evoluzione della malattia. Ebbene, abbiamo persone che fanno anche 4, 5, 6 chilometri in un giorno, però totalmente libere. E questo che cosa ci ha portato a verificare? Innanzitutto ci ha portato a abbassare in modo significativo il farmaco che la persona è costretta ad assumere. Facilmente noi vediamo all'ingresso dei cocktail di farmaci, a volte davvero impressionanti. Ma perché? Perché la gestione domiciliare in un rapporto uno a uno crea una fatica reciproca, perché pensiamoci noi a sentirci dire: stai ferma, guarda la televisione tutta la giornata, non muoverti, non fare questa cosa qua. E pensiamo anche un caregiver, che sia una badante, che sia un familiare, in una
fatica incredibile. Io non so, è davvero fuori dall'umano. La possibilità invece di distribuire su tanti operatori questa fatica fa sì che l'anziano stesso non sia stressato e a questo punto il livello di stress si abbassa e il disturbo del comportamento si comprime in un modo significativo. Il farmaco, come vi dicevo, si abbassa in modo significativo, ma anche i familiari ricominciano a vivere. Alcune persone che hanno dovuto abbandonare il lavoro perché la gestione era impossibile ritornano a lavorare e passano da noi le ore libere durante la giornata. Ecco, un modo diverso che ci fa dire, dopo un anno di attività, perché abbiamo iniziato il 25 giugno del 2018, che i primi risultati sono positivi. Ovviamente abbiamo previsto 3 anni di ricerche e abbiamo coinvolto il Politecnico di Milano, il CNR, l'Università Bicocca e l'Università Luc di Castellanza, proprio per analizzare concretamente tutti i vari passaggi della vita delle persone e attraverso 22 test si andrà a verificare il miglioramento o il peggioramento di questa, dell'evoluzione. Quello che possiamo dire è che però la qualità di vita di queste persone, il sorriso che si rivede dopo tanto tempo sulle labbra e sul viso delle persone e dei loro familiari ci fa dire che la strada non è sbagliata. Regione Lombardia ha recepito questa sperimentazione e ha cominciato a mettere sul tavolo qualche risorsa economica e abbiamo la speranza che questo modello sia replicabile. Ad oggi, dopo un anno, abbiamo avuto qualcosa come 218 visite di altri enti che vengono a verificare e come nostra abitudine noi picchiamo per primi la testa contro il muro sperimentando le cose nuove e poi condividiamo quel poco che abbiamo imparato. Ecco, di certo questo non risolverà il problema della demenza e dell'Alzheimer. È solo, io dico, una goccia nel mare, ma una goccia importante di cui non possiamo farne a meno se davvero l'Italia, il nostro sistema di welfare, vuole garantire una qualità di vita degna di essere vissuta ai nostri malati. Noi ci stiamo provando. Grazie. Complimenti, dottor Mauri. Veramente abbiamo concluso nel modo migliore questo nostro brevissimo incontro. Davvero si potrebbe stare qui a parlare per ore. Devo dire che però è stato un incontro ricco, prezioso. Abbiamo avuto tanti spunti di riflessione. Sicuramente tutti noi che siamo qui stasera abbiamo più consapevolezza e sono sicura andiamo via con la voglia e il desiderio di impegnarci, ognuno per quello che potremo fare, ognuno nel nostro ruolo, ma per cercare di anche noi contribuire a questa battaglia, a cercare di imparare come gestire questa grande battaglia, questa grande emergenza che ci troviamo di fronte. Grazie ai relatori, grazie.